Agnese, se non ti sbrighi vado via da solo. Un attimo, la giacca. Mamma, ciao, vado via. Ciao a tutti. Arrivederci, non fate tardi. Luca, resti qui, vero? Non farti portare via. Ciao, mamma. Ciao. No, a questo punto non si discute nemmeno, eh? Luca resta con noi. Non è giusto, mamma. Sì, la gamba mi fa ancora male, però Luca deve tornare da me. Se sta sempre qui con voi, finirà per dimenticare casa sua. Luca, vieni dalla mamma. Luca, ti vuoi fermare? Nonno? Oh, Luca. Allora, vediamo se ti ricordi la favola del cacciatore e del branco di lupi. Di che colore ha gli occhi il cacciatore? Azzurri. Azzurri. E i lupi di che colore sono? Neri. In via della Magliana, due giovani, dopo aver consumato cibo, si sono allontanati a bordo di Vespa 50. Coi tempi come stiamo? Mancano 50 minuti. Salutimi la signora Moro. Sì, sì. Vi la cena stasera? Lo sai com'è il presidente, quello non ha mai orari. Stai tranquilla che ti telefono. Ciao. Ciao. Mi raccomando, non fammi stare in ansia. Chiamami appena puoi. Se ci fossero guai lo saprai dalla radio. Se tutto va bene lo saprai col solito sistema. Controllo. Via libera. Come faceva il cacciatore a prendere i lupi? Metteva il sangue sul coltello. Arrivava il lupo, sentiva il sangue e cominciava a leccare il coltello. Si tagliava la lingua e perdeva sangue fino a morire. Gli altri lupi sentivano l'odore del sangue, attaccavano il lupo morto e poi si stava. Due, tre, quattro, cinque. Ma come farà a leggerli tutti? Lui a leggerli tutti. Come ha fatto a metterli d'accordo tutti, questo vuoi dire? Senti cosa scrivono i comunisti. Il governo di unità nazionale, al di là dei suoi limiti, è un passo avanti netto al successo della democrazia italiana. Hai capito? Per forza, ci stanno dentro anche loro. Allora vieni a Torrita? Non lo so, mamma. Devi venire. Ciao, papà. Non sarei venuta a prendertelo, spero. Sta con nonno. Fermo, non ti preoccupare. È già tutto risolto, papà. Luca resta con noi. Sta con nonno. Maria Fido ce lo lascia ancora. Tieni. Ciao, Luca. Ciao. Ciao, mamma. Io resto ancora un po' con Luca. Buongiorno, signora. Buongiorno. Signor Presidente, buongiorno. Buongiorno, Leonardo. Buongiorno. Prenda le altre borse, per favore. Allora, per Pasqua? Non lo so, papà. Vedremo. Papà, forse verrò. Ciao. Ciao. Col coltello l'hanno tagliata, sti fide una mignotta. Vorrei sapere chi è stato. Ma a chi do fastidio io? Vorrei sapere a chi do fastidio. Pure questa l'hanno tagliato, li mortacci loro. Come faccio a portare i fiori io? Come faccio? E il fioraio? Sarà furibondo. Andate. C'è il presidente. Buongiorno, presidente. Signor
Lo volete un sorso di caffè? No, adesso, quando ci vediamo. Se lo volete, sta qua. Scenda subito, deve venire con noi. Ha capito, presidente! Su! Avanti! Noi! Vai! Chi era? Ma sembrano della polizia. Attenzione per tutti da doppia vela 21. Volante 16, volanti 11, 16 seconda, 18 bis, Siena Monza 4245. Portatevi con urgenza in via Mario Fani, dove l'onorevole Moro è stato rapito e uccisi gli uomini della scorta. Intercettare e bloccare auto Fiat 132 di colore blu con persone armate a bordo. Coraggio, signore. Suo marito deve essere vivo. Volante 11, fateci avere notizie. Doppia vela 21 dalla volante 11. Volante 11, avanti. Degli uomini della scorta solo uno pare che sia vivo. Dei rapitori nessuna traccia. Effettuate posti di blocco. È in volo l'elicottero. Ce l'abbiamo fatta!
passare nessuno. Tirate fuori le transenne dal furgone, svelti, svelti! L'azione è stata compiuta con una precisione quasi scientifica. Hanno staccato le luci dei freni. Si sono fermati di colpo, è stato allora il momento in cui la macchina di suo marito li ha urtati. Sicuramente è stato ferito. No, non credo. I testimoni hanno detto di averlo visto andare con loro a piedi. Mio marito aveva delle carte importanti con sé. Questa mattina aveva 3 borse. Le avete trovate? Le hanno portate via i rapitori. Ne siamo convinti. Non dovreste esserlo. Non capisco. Senta, generale, io ho fatto l'infermiera. So quanto tempo ci vuole perché il sangue si coaguli. Vari minuti almeno. Se tutte e 3 le borse fossero state portate via nello stesso istante, anche lì dove invece è pulito sarebbe colato il sangue. Quella borsa è stata presa da poco. I testimoni affermano il contrario, signora. Quelle carte importanti sono nelle mani delle Brigate Rosse. Le Brigate Rosse? Sì. Come fate a saperlo? Mi scuso. O avete dei testimoni anche per questo? Fatto male? No, è stato prima. Credo di avere delle costole forse rotte. Mi dispiace, non era previsto. La prego, si appoggia a me, presidente. Vorrei sapere se gli uomini della scorta sono morti tutti. Lei è qui per rispondere a delle domande, non per farne. Chi siete? Comunisti rivoluzionari. Le Brigate Rosse. Le conosce, no, presidente? Sì, il partito armato. Prego, si sieda. Allora, è già deciso che mi ucciderete? Ma che dice, presidente? Se parlate a viso scoperto con me. Lei crede che Fidel Castro si coprisse il viso quando andava all'assalto della fortezza del Moncada? Siamo in guerra, presidente. Arriva sempre un momento in cui i rivoluzionari se ne fregano della giustizia borghese. Identikit, confronti, testimonianze. Con lei qui, nella prigione del popolo, tutto è cominciato. È cominciato l'attacco al cuore dello Stato. Su. Dovrebbe cambiarsi, presidente. È tutto sporco di sangue. Ah, sì, sì. Si tolga anche le scarpe e l'orologio. Buongiorno. 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 Ma il presidente dov'è? Si è sentito male, signor ministro. Venga, l'accompagno. Francesco. Sì, dimmi. Ci sono novità? No, nessuna novità. Buongiorno. Buongiorno. Ma Francesco, che cosa facciamo? Come ti senti? No, niente, niente. Tutto regolare. Ma Giulio, che cosa stiamo facendo? Di là si sta parlando di tutto, tranne che di Moro. C'è addirittura chi pensa di mettere una taglia sui terroristi. Ma per noi della Democrazia Cristiana l'unica cosa importante deve essere la vita di Moro. Non perdiamo la calma. Tutti gli occhi del paese sono puntati sul nostro partito come mai prima d'ora. Ma è in gioco la vita di Moro. Zaccagnini, è in gioco il governo. È in gioco tutto il lavoro che lui ha fatto per mettere in piedi questa maggioranza e per far uscire il paese dalla crisi. Tra poco Berlinguer e Pecchioli saranno qui e non avranno alcuna intenzione di trattare con le Brigate Rosse. Ma dico, vogliamo che i comunisti appaiano come gli unici garanti dello Stato? Le BR vogliono mettere in ginocchio il paese. Questo deve essere chiaro fin da ora, a tutti. Vogliono impedire il nostro ingresso nella maggioranza. Vedrai che cercheranno anche di ottenere la scarcerazione dei loro compagni. Nessuno dovrà trattare con questi criminali. Andiamo? Ci aspettano. Allora, che hai deciso? Dobbiamo convincere Andreotti a chiedere al Parlamento un voto di fiducia immediato. A respingere tentazioni di leggi speciali. Bastano quelle esistenti, se applicate. Per tutta la giornata sono proseguite nella zona di Montemario le ispezioni domiciliari e quelle personali ai numerosi posti di blocco.
Frattanto l'esercito affianca da ieri sera le forze dell'ordine nella colossale caccia all'uomo. La decisione è stata presa dal ministro dell'interno Cossiga d'intesa con il ministro della difesa Ruffini dopo aver sentito De Matteo. Grande la partecipazione alle manifestazioni indette dai sindacati. In tutte le forme di vita democratica, perché gli uomini devono stare insieme in questi momenti, si devono sentire uniti e impegnati in questa lotta. Un pugno di terroristi provocatori non può avere ragione di un popolo di 56 milioni di cittadini coscienti. Non è possibile che questo accada. Nessun gruppo ha obiettato alla decisione dei presidenti in Grau e Fanfani. Siamo, stanno creando un clima da patria in pericolo. I tempi della discussione prima le piazze in mano alla DC. Chi l'avrebbe mai detto? Il Parlamento ha reagito alla sfida. Te lo saresti immaginato? Che gli italiani a Frezza Bianca ci tenevano tanto. A larghissima maggioranza, la piena capacità di operare. Fiducia lampo alla Camera. 515 voti favorevoli, 30 contrari, quelli dei missini, 33 astensioni. Hanno fatto il governo in 5 minuti. Per le 10, la mucchiata della paura. Alle 12.30, in un'atmosfera di sgomento e commozione, Aldo Moro era da poche ore nelle mani dei terroristi. E se impongono il silenzio stampa? Meglio. Così si smascherano da soli. E nessuno si illuderà più che c'è la libertà di stampa. Dopo il voto alla Camera, il presidente del Consiglio Andreotti ha fatto questa dichiarazione. Ma oggi certamente, per la coincidenza con il dibattito parlamentare, questo atto criminoso ha un significato tutto particolare. Dobbiamo dirvi una parola insieme di fermezza e di invito alla calma. Si alzi. Ha capito, presidente? Si alzi. Dobbiamo farle una fotografia. È proprio indispensabile. Sì. Dobbiamo dimostrare che lei è vivo. In tutte queste ore mi sono chiesto perché proprio me. Perché? Perché lei è l'uomo centrale del regime. Del partito Stato. Ora, la Democrazia Cristiana non può fare a meno di lei. Gli altri partiti non possono fare a meno della Democrazia Cristiana e quindi lo Stato dovrà pagare un prezzo per riaverla, presidente. Un prezzo molto alto. Ma non vorrei mi aveste sopravvalutato. Non sono capo indiscusso della Democrazia Cristiana. Sì, si può dire che sono presente in essa. Ho giocato le mie partite vincendo o perdendo, ma il più delle volte perdendo. Questa partita è appena cominciata. Sì, sì, sì. Forse la domanda da porsi è altra. Cosa possiamo fare, diciamo insieme, per non distruggere cose essenziali a entrambi? Ci vorrebbe dare dei consigli. Stia attento che li potremo prendere sul serio. Su. Grazie. Vorrei ricordarle la mia richiesta di avere una Bibbia. Va bene, stasera l'avrà. Mi dispiace, ma non abbiamo pensato a una cravatta. Pronto? Si metta più frontale. Sì, sì. Stia più centrale. È pronto, ormai ci siamo. Devo solo rimettere la targa. Gli altri non sono arrivati? Quei due non stanno mai alle regole. Ma alla prossima riunione quando si farà? Non si sa, dobbiamo stare attenti. Il comitato ha deciso di sospendere anche le riunioni settimanali. Questo è il comunicato numero uno. Eccoli, arrivano. Ma quante ne avete stampate? Non sono un po' troppi? No, perché vanno in tutte le città simultaneamente. Questa è la targa. Va bene.
Sempre puntuali voi due, eh? Cosa vuoi che ci fermino per eccesso di velocità? E cosa c'era nelle borse? Quasi niente. Documenti, medicinali, perfino la macchina per misurare la pressione. Hai perso il berretto l'altro giorno. Ero troppo occupato per raccoglierlo, no? Uno di noi ha comprato quel berretto in un negozio, no? Gli errori si pagano, lo sai. E come sta l'amico Fritz? Maurizio dice che è calmo. Molto calmo. Certo che è diverso da come ce lo immaginavamo. Non ha paura e ragiona. Allora che si fa? Ecco il primo comunicato e la Polaroid da dare subito alla stampa. Perfetta. Adesso li voglio vedere. Pronto? Siamo le Brigate Rosse. C'è un messaggio per voi nel sottopassaggio di Largo Argentina. Tullio! Ripeto, siamo le Brigate Rosse. Quello! Sopra la macchina delle fototessere a Largo Argentina, capito? Troverete il comunicato numero 1 e la foto di Aldo Moro. Cattura di Aldo Moro ed il processo al quale verrà sottoposto da un tribunale del popolo, non intendiamo chiudere la partita, ma sviluppare una parola d'ordine su cui tutto il movimento di resistenza offensiva signori, si sta già misurando. Signori, l'onorevole Cossiga. Signor Ministro, la foto Polaroid dell'onorevole Moro. Siete sicuri che non si tratti di un fotomontaggio? Il comitato degli esperti lo ha escluso. Signor Ministro, stavamo leggendo il comunicato delle Brigate Rosse. Sento quello che scrivono. Intendiamo mobilitare la più vasta e unitaria iniziativa armata per l'ulteriore crescita della guerra di classe per il comunismo. Per me si tratta di una manovra di eversione di un servizio segreto straniero. Signori, a che punto siamo con le contromisure adottate? Tutto il confine con la Jugoslavia è sotto controllo e tutte le navi in partenza dal porto di Civitavecchia vengono perquisite. Stiamo già aumentando controlli telefonici e arresti preventivi, misure che dovranno essere sottoposte al Parlamento, insieme ad altri decreti eccezionali. Signor Ministro, noi già sappiamo che alcuni documenti che Moro portava nelle sue borse sono caduti nelle mani dei terroristi. Non sappiamo cosa quei documenti contengano. Sarà bene quindi consultarci con i nostri alleati. Siamo già in contatto con i servizi tedeschi e britannici. Io stesso ho chiesto aiuto agli americani. Sì, sono io. Va bene. Mi scusi. Che c'è? Due problemi. Primo, la polizia ha ricevuto una segnalazione su un appartamento di via Gradoli, dove pare si senta una radio Ricce trasmittente. Secondo, la borsa. Che facciamo? La borsa sta bene dov'è? E via Gradoli? Allora dica al sottufficiale di fare il verbale con esito negativo. Ma cos'è questo baccano? Non se ne può più di tutte queste perquisizioni. Ma sono modi questi. Noi siamo qui per salvaguardare la tranquillità dei cittadini. Quando è troppo, è troppo. Si calmi. Allora? Qui non risponde nessuno. Beh, non possiamo abbattere tutte le porte. Che facciamo?
Passiamo all'altro stabile. Armi in fondina. Alitalia, partenza per Medley Heat volo 366, imbarco mediante uscita numero 42. Ha fatto buon viaggio? Alitalia, volo ottimo. 366, uscita numero 42. Novità? È vivo. Le sembra una novità? Se lo volevano morto, lo avrebbero ammazzato insieme alla scorta. Lei non ci sta dicendo niente. Ma le pare che metteremo in gioco la nostra organizzazione solo per scoprire gli scandali del suo partito. Gli scandali della DC li conoscono tutti. Ma allora, credo di non aver compreso cosa vi ripromettiate dal mio interrogatorio. Dalla sua prigionia, vuol dire. Che per la precisione è uno degli obiettivi della campagna di primavera. Sono previste almeno una quarantina di azioni. Vuol dire che ci sono altri casi come questo che mi riguarda? Anche. Altri sequestrati? Prigionieri, presidente. Per noi voi siete prigionieri politici. A noi interessa ciò che può scatenare la campagna di primavera nell'area rivoluzionaria. A noi interessano le trame che lei ci può svelare della controrivoluzione che è in atto per adeguare l'Italia all'imperialismo delle multinazionali, al SIM. SIM? Mi scusi, vuole chiarire meglio il suo pensiero? S-I-M, Stato imperialista delle multinazionali. Il supergoverno che stabilisce ferree linee politiche di sviluppo sociale per ogni paese occidentale. Contro la classe operaia. Per l'Italia è il suo partito che deve far rispettare queste linee. E lei, come massimo esponente della DC, ne è l'esecutore. Esecutore? Io? E da chi, mi scusi, prenderei le direttive? Dalle centrali. CIA, Trilateral, Pentagono, Bonn, Washington. Washington? Washington, per la verità, non sono mai stato visto di buon occhio. Lei, che vuole sapere i segreti, da lì ho ricevuto perfino una minaccia esplicita. Di morte? Da chi? Ah, per la sua apertura a sinistra, forse. Ma diciamo che quella non era la sola spina nel fianco degli americani. In quel momento pungeva di più il nuovo orientamento filo-arabo da me avviato. Sebbene membri della NATO, noi rifiutammo di dare delle basi agli americani per i rifornimenti ad Israele. Ci fu un piccolo rischio di frizione, ma poi... Però poi nel 72 le basi gliele avete date, no? In Sardegna. Quelle non servivano ad Israele. Si trattava di semplici approdi. Si tratta, presidente, si tratta. Perché sono ancora lì. E continuano ad aumentare. Continua a trattarsi di semplici approdi per sommergibili a propulsione nucleare. Una cosuccia da niente. È per questo che non avete informato il Parlamento, lei e il suo socio Andreotti. Quella concessione non è mai stata ratificata dal Parlamento, no? Non è vero, presidente? No, non adesso, non adesso. Dai, non adesso. Dai del brodo caldo, me l'avete fatto fare. Riprendiamo dopo. Paradossalmente, sarebbe auspicabile che non troviate la prigione. Mi spiego. Ammettiamo che la troviate. Voi la circondate in assetto di guerra e loro, i terroristi, per difesa, aprono il fuoco. Ne seguirebbe uno scontro nel quale potrebbe cadere lo stesso onorevole Moro, magari colpito da una delle vostre pallottole. Oppure, i terroristi non aprono il fuoco, ma lì, seduta stante, vi impongono una trattativa per non uccidere l'ostaggio sotto i vostri occhi. Ebbene? Non avreste via d'uscita. Lo Stato sarebbe in ogni caso sconfitto. Allora è rischioso anche procedere come stiamo per fare all'arresto di centinaia di presunti sovversivi? Senza ombra di dubbio. Ciò provocherebbe una catena di rappresaglie e la stessa vita dell'onorevole Moro sarebbe esposta a grave rischio. Riprendono oggi, in un clima di stato assedio, le udienze del processo al nucleo storico delle Brigate Rosse. Quando fu assassinato il procuratore capo di Genova, Francesco Coco, i brigatisti rivendicarono in aula, in quel processo, la responsabilità del delitto. Ci si chiede,
gli imputati di oggi e lo stesso Curcio, il capo storico delle Brigate Rosse, si comportano ciao nella stessa maniera. Vieni. Inoltre, in Piemonte sono state... L'azione dei compagni alla caserma Talamo è pronta. Per quando? Fra 10 giorni. Con questa Fritz dovrebbe stare meglio. Vieni, 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 c'è Curcio. Per fluire a Torino in gente. Ho un buco allo stomaco che mi verrà l'ulcera, me lo sento. Curcio, si attenga ai fatti di questo Eccolo. Processo. Il vero processo si farà comunque e altrove, in un luogo più serio di questo. Siete nient'altro che una banda. Una banda che intanto ha in mano Moro e farà il processo a tutta la classe politica italiana e alla DC. Franco, che c'è? Bussano di sotto. Ma come bussano di sotto? Misure eccezionali contro il terrorismo, più ampi poteri alle forze dell'ordine. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che con decorrenza immediata stabilisce 30 anni di reclusione per gli autori di sequestri politici, ripristino del fermo di polizia per la durata di 24 ore, possibilità per la polizia giudiziaria di interrogare gli indiziati anche in assenza dei difensori. È quella del piano di sopra. Che vuole? Anche senza il permesso e consenso dell'autorità. Un momento, sto arrivando. Obbligo per i proprietari di denunciare l'affitto e vendita degli alloggi. Buongiorno. Buongiorno. Signora, mi scusi, ho sentito quei colpi. Colpi? Sì, quei colpi. Le assicuro che il bambino ora ha smesso di giocare. Ha la mania della pallacanestro. Parte dei poteri che erano stati... Non si ripeterà più. Mi scusi con suo marito, mi dispiace. Ma si rende conto che se ci scoprono è un brutto momento? Specie per lei. Quelli quando entrano sparano senza guardare. Noi l'abbiamo messo in conto di morire ammazzati, ma lei... Anch'io a modo mio e da tempo. Lei deve... Non sono impreparato. Lei ci deve dare la sua parola d'onore che non ripeterà più uno scherzo del genere. Sì, sì. Allora ci dà la sua parola? È stato, credetemi, un gesto contro la mia natura. Mi ha spinto l'idea di non poter dare sostegno alla famiglia, che da soli... Ci rendiamo conto, ma noi siamo comunisti combattenti. In questa guerra lei non è un uomo per noi, ma è una funzione. La funzione che lei svolge all'interno del sistema. Si dice che lei sarà il prossimo presidente della Repubblica. Bene, il prezzo della sua libertà deve essere equiparato al valore della sua funzione. E se il sistema non mi giudicasse così funzionale? Questo deve essere ancora verificato. Io sono pronta. Va bene, dai. Riprendiamo l'interrogatorio. Scusi, posso spendere un attimo? Avrei una proposta, a mio avviso, importante da farvi. Si tratta del ministro degli interni. Posso, senza esagerare, ritenermi suo maestro. Vorrei scrivergli una lettera personale e segreta. Inoltre può influire il fatto che gli mantiene rapporti stretti e positivi con il Partito Comunista Italiano. Questa lettera, se rimane segreta, è una bomba. Moro, in fondo, gli dice a denti stretti: guardate, tiratemi fuori di qui prima che questi mi costringano a parlare. Se no, sono guai per tutti i democristiani. Moro dice: siamo tutti noi del gruppo dirigente ad essere chiamati in causa ed è il nostro operato collettivo che è sotto accusa. Più chiaro di così? Già, i comunisti?
con tutta la smania che hanno di fare i cani da guardia dello Stato, secondo te se ne saranno buoni 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 ad aspettare che il vecchio sistemi la faccenda in famiglia? Sì, perché possono fare finta di non saperne niente. Questa è la mossa più abile di Moro. Sganciare in segreto la DC dal PC. Ma diamo di matto. Se stiamo al gioco di Fritz, tutta la faccenda se la gestiranno quei marpioni dei democristiani. Gli diamo il controllo di ciò che temono di più. La voce di Aldo Moro in pubblico. Sì, però li costringiamo a scendere a patti con noi. Ma no. Se rimane tutto segreto, qualunque cosa ci diano in cambio di Moro, in quanto segreta non avrà valore politico. Sarebbe il colmo che abbiamo fatto tutto quel casino della Madonna a Via Fani per farci pilotare da Fritz. Non dimentichiamoci l'obiettivo centrale della campagna di primavera. Scatenare l'offensiva rivoluzionaria. Ma che la scateni col segreto? Questa della segretezza è uno dei soliti trucchi del vecchio. Come per il golpe di Lorenzo. Coprendo tutto col segreto, Moro riuscì a far perdonare lui, i militari e tutti gli amici democristiani che c'erano coinvolti. Compagni, ho una proposta. Renderla pubblica significa partire col piede sbagliato. Non c'è tempo, è già stato tutto discusso, il comitato ha deciso. Come si fa a decidere di sputare in faccia a qualcuno nel momento stesso in cui gli si chiede di aprire una trattativa? Vedrete, la DC si irrigidirà ancora di più. E poi a che scopo tradire la fiducia di Fritz? Bene o male ci conviene averlo alleato. Significa potersi servire della sua abilità, è lui che conosce bene le smagliature del potere. È assurda la scorrettezza che gli stiamo facendo. Se avesse creduto di scrivere in pubblico, avrebbe senz'altro scelto un'altra linea. Allora facciamogliela riscrivere. Non c'è più tempo, ecco le lettere per il ministro, la moglie e il segretario. Sì, sono io. Deve recapitare una lettera segreta dell'onorevole Moro al ministro degli interni e una per la moglie. Questa lettera vorrebbe farci credere che anche noi siamo sotto processo e che quindi dobbiamo avere paura, ma Moro non ci ricatterebbe mai. Quando ho riconosciuto la sua calligrafia non ho potuto trattenere le lacrime, ma poi dopo averla letta non ho riscontrato quello spirito, quella saggezza, quella moderazione di colui che è stato il mio maestro. Perché non è sua, anche se gli esperti ne confermassero l'autenticità. Questa lettera e le altre che dovessero seguire non sono moralmente attribuibili al suo autore. In questa lettera non c'è traccia dell'Aldo Moro che noi tutti conosciamo. C'è proprio lo spirito e la fermezza di papà. È lui, ne sono certa. Però certe parole, processo popolare, prelevamento. Ma come si può definire prelevamento un sequestro così sanguinoso? Non solo. Ma neanche una parola, un accenno al povero Leonardi, agli altri. Forse non lo sa che sono morti, vedi, lo dice proprio qui all'inizio. Benché non sappia nulla né del modo né di quanto accaduto dopo il mio prelevamento. Io penso che siano loro i rapitori a vietarglielo. E si può capire anche perché. Nel momento in cui aprono la trattativa, non vogliono ricordare la scorta uccisa. Guerzoni. Incredibile. Il partito si rifiuta di far pubblicare il nostro articolo. Ma allora escludono ogni possibilità di trattare. Ho analizzato la scrittura dell'onorevole Moro prima del rapimento e l'ho messa a confronto con le lettere pervenute dalla prigionia. Concludendo la mia analisi grafologica, non vi sono dubbi sull'autenticità delle lettere. Ma è qui, qui e qui si possono osservare delle anomalie di ordine psicogeno. È Moro, ma non è Moro. Non solo. Osservate quanto spesso gli usi la parola sotto. Sotto dominio, sottoposto ad un processo, sotto accusa, eccetera, eccetera. A mio avviso si tratta di una parola in codice. Ci vuole far sapere che è tenuto prigioniero in qualche cantina o sotterraneo. Forse persino in un sottomarino. Sì? Il desiderio di riserbo espresso in una delle lettere dell'onorevole Moro non è stato rispettato. Le Brigate Rosse hanno appena rilasciato alla stampa copia di questa lettera a me rivolta e che doveva restare segreta. È chiaro, signori, questa notizia rovescia e accelera i termini delle decisioni da prendere.
Cosa suggerite? Mi pare che abbiamo una sola possibilità. Questa lettera ed altre eventuali future dovranno apparire come estorte, con le torture, con le droghe o con qualsiasi altra diavoleria. Ma questo significa distruggere la credibilità di Moro ed impedirgli nel futuro ogni possibilità di mediazione per salvarsi. L'opinione pubblica dovrà convincersi che questa lettera è stata estorta a Moro da una pistola puntata alla testa. Ah, io non so, non so. Prima accettate il principio che la lettera sia segreta. Poi non è segreta. Il comitato ha deciso che niente va tenuto segreto al movimento rivoluzionario. Potevate dirmelo, l'avrei riscritta. Non c'era tempo, siamo in guerra, non siamo mica in Parlamento. Ma vi rendete conto che rendendo pubblica questa lettera avete offerto ai miei nemici l'occasione? E i miei nemici non sembrano essere pochi da quanto comincia a trapelare. Gli avete offerto l'occasione di svilire la mia integrità col rischio di creare un'atmosfera di indifferenza intorno alla mia sorte. Ma anche intorno alla vostra. Vi rendete conto? Presidente, le costole le fanno ancora male. Riesce a dormire meglio? Ha bisogno di altre medicine? No, grazie, no. Presidente, le abbiamo portato la messa registrata come aveva chiesto. Sì, la metta. In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Potrei grazie rimanere solo, per favore? Gesù Christi et Caritas Dei et Communicatio Sancti Spiritus. Sì, certo. È per ribadire piena e totale fedeltà alle istituzioni, allo Stato di diritto, che la Democrazia Cristiana respinge il ricatto terrorista. Stiamo affrontando una sfida mortale. Non verrà certo sconfitto il terrorismo se all'emergenza non verrà dato il segno di un immediato, diverso meccanismo economico e sociale in grado di ridurre la disoccupazione, l'emarginazione, la disgregazione civile e morale. Sono tesi che armano la mano ai terroristi. È ora di finirla. È strano affermare che con le BR non si tratta, perché trattandosi darebbe loro un riconoscimento. Il riconoscimento delle BR sono i loro colpi d'arma da fuoco e i morti seminati per le strade. Lo stillicidio degli attentati poi continua ogni giorno. Ora l'eversione sta anche in Parlamento. Sì, ma dalla parte tua. Le istituzioni prima di tutto. Non si evita la sconfitta delle istituzioni democratiche lasciando morire l'onorevole Aldo Moro in nome poi di una ragione di Stato che siete sempre voi i primi a tradire. L'onorevole La Malfa ritiene che con la pena di morte i terroristi si arrendano e cambino idea, ma non è con la pena di morte che si possono convincere questi giovani a cambiare mentalità e a tornare alla vita democratica. Le Brigate Rosse hanno fatto un altro comunicato. Ma c'è anche una lettera. Di che si tratta? Una lettera dell'onorevole Moro per lei. Queste sono le fotocopie della lettera. Grazie. Caro Zaccagnini, moralmente sei tu al mio posto, dove materialmente sono io. Tu che mi hai voluto la carica di presidente, nonostante la mia motivata riluttanza. Ed è doveroso aggiungere, in questo momento supremo, che se la scorta non fosse stata del tutto al di sotto delle esigenze della situazione, io forse non sarei qui. Tengo a precisare di dire queste cose in piena lucidità e senza aver subito alcuna coercizione della persona. Ma in verità mi sento abbandonato da voi. Ci vuole davvero coraggio per pagare per tutta la Democrazia Cristiana, avendo dato sempre con generosità. Tu hai dunque una responsabilità personalissima. Il tuo sì o il tuo no sono decisivi. Ma sai pure che se mi togli la famiglia, l'hai voluto due volte, e questo peso non te lo scrollerai di dosso più. Che Dio vi illumini e lo faccia presto, com'è necessario. Bisogna trovare una soluzione equa.
una soluzione. No, no, non è niente. Ho solo bisogno di una boccata d'aria. Ci dovrà pure essere un modo per salvare lui e lo Stato. Presidente, il direttore del giorno ha pubblicato una lettera di sua moglie per lei. Ma c'è un'altra novità. Non solo la sua famiglia si preoccupa per lei. E chi altri? I socialisti. I socialisti. Il Partito Socialista ha rotto il fronte della fermezza. Non tutto il partito è d'accordo, però è Craxi in persona a interessarsi per lei. Si vedrà. Ma bisognerà pur tentare tutte le strade. Comunque, queste sono due lettere per il Santo Padre. La prima è da divulgare a mezzo stampa. Quest'altra è privata e dovrebbe essergli, se possibile, recapitata personalmente. Dovreste farla avere a mia moglie, insieme a questa, per lei. Bisognerà prima sentire il comitato. Sì, sì. I controlli si fanno sempre più pesanti e la polizia arriva per prima a prendere le lettere. Sì, sì, certo, il comitato. Se il comitato approva, avrei un'altra persona fidatissima da proporre per gli scambi. Non le darò mai la lettera di mio marito. Ma lei non sa cosa va incontro. La lettera è un corpo di reato, quindi deve darmela per forza. Cosa ha detto? Reato? Una delle cose più care che ho di lui? Ripeto, posso farle una fotocopia? Altrimenti mi arresti. Mi arresti? Signora, dov'è un telefono? Agnese? Sì, mamma. Accompagni il giudice al telefono. C'è molto nervosismo, bisogna avere pazienza. Si accomodi. Grazie, signora. Ho saputo questa mattina di una strana seduta spiritica a Bologna, dove si è fatto il nome di Gradoli, collegato alla prigione di mio marito. L'ha saputo anche lei? Certo, non tralasciamo nessuna pista. E che avete fatto? Abbiamo localizzato un paesino nel Viterbese che si chiama Gradoli. Un paese? Non potrebbe trattarsi di una strada di Roma? Oh no, abbiamo già guardato. Non c'è nessuna via Gradoli sulle pagine gialle. Ho parlato con il procuratore. Tutto è risolto. Lei può tenere la lettera. L'abbiamo nominata custode giudiziale della medesima. Chi poteva immaginare che una lettera privata di papà divenisse un corpo di reato? E io il suo custode legale. A che punto è l'operazione? È in pieno svolgimento. State perquisendo le cantine. Soprattutto quelle, colonnello.
Capitano, risultati obiettivi? Abbiamo setacciato casa per casa, ma dell'onorevole Moro nessuna traccia. Grazie. Prego. Spedire subito questo fonogramma. Esito ricerca negativo. Signor Zì. Altro che paese di Gradoli. Ecco la via Gradoli. Professore, si dispone... E hanno avuto il coraggio di dire che non c'era sulle pagine gialle. Bisogna informare il ministro. Ma vi pare che il ministro non lo sappia già? Mamma! Mamma! Venite! Che cosa si può dire? Si tratta di un caso tipico di deprivazione sensoriale e sociale. Nella nostra facoltà abbiamo condotto un esperimento interessante. Abbiamo chiuso alcuni studenti in un ambiente molto angusto e completamente isolato. Dopo un paio d'ore eravamo costretti a interrompere l'esperimento perché c'era il rischio che i ragazzi impazzissero. Intende dire che si possono far scrivere determinate cose anche senza ricorrere a minacce o a violenza vera e propria? Aldo Moro mostra tutti i sintomi di chi è vittima di una ben nota situazione patologica, per cui il prigioniero soffre una regressione psicologica. Figli di puttana. Gentilmente dipendente dai suoi carcerieri. Che cazzate. Ciò che mi pare si conosce come sindrome di Stoccolma. Esattamente. Le Brigate Rosse stanno distruggendo lentamente l'ostaggio, tramutandolo in un pupazzo e diffondendo periodicamente i segni del suo deterioramento. Presidente, la televisione sta cercando di far credere che lei è diventato pazzo. Dicono persino che soffre della sindrome di Stoccolma. Se rendendo pubblica la mia lettera al ministro degli interni era questo che volevate ottenere, era inevitabile. Il comitato ha dato una risposta? Non ancora. Quella persona, quel prete, quel caro amico di cui vi ho parlato è una persona fidatissima. Cercate di sollecitare la risposta della vostra direzione. Finta di niente. Ma lei chi è? Ho una lettera per lei da parte dell'onorevole Moro. Come sta? Come sta? Bene, sorride. Dove si trova? Insieme. Ah, la prenda. Il comitato ha ascoltato, ha riascoltato e trascritto tutti i suoi interrogatori. Lei non ci sta dicendo niente. Niente che possa essere utile alla nostra lotta. Ma io credevo finora di avervi prestato tutta la mia attenzione. Abbiamo visto, presidente, dove porta la sua strategia dell'attenzione. Non è questo. Lei vorrebbe farci credere di non sapere né dove né come si decide di liquidare le conquiste della classe operaia, vero? Non creda di poter fare con noi come ha fatto con gli italiani per 30 anni. Vendere fumo. Dove c'è del fumo, c'è anche del fuoco. Presidente, questo è un processo popolare. Un processo vero che si concluderà con una condanna vera. È già stata decisa? Non ancora. Dipende da molte cose. Anche da lei. Allora. Rigida centralizzazione delle istituzioni. Smantellamento dello Stato previdenziale. Meccanizzazione strisciante delle grandi fabbriche. Controrivoluzione preventiva. Finora lei non è riuscita a chiarirci il funzionamento di uno solo di questi programmi. Ci vuole provare? Noi vogliamo sapere il ruolo del suo partito in questa cospirazione internazionale contro la classe operaia. Davvero mi è difficile capire la visione che avete voi del mio partito. Un monolite, tutto partecipe di un disegno dai grandi contorni, ma... Per quel che ne so io, gli uomini della Democrazia Cristiana prestano infinitamente più attenzione alla sorte ultima di meschine consorterie interne.
tutti protesi all'indefessa ricerca di manchevolezze, colpevolezze dei propri nemici. Questo. Più che ai sogni lontani dell'America o della Germania. Sì. Qualunque cosa accada in quel partito non è tanto in virtù di un grande disegno, quanto della concatenazione più o meno casuale di tutta una serie di circostanze piccole. Papà ha ragione. Papà dice di spingere i suoi amici al dissenso. Ma lui non si rende conto. Lui è prigioniero. I suoi amici si stanno dissolvendo tutti, come neve al sole. Hanno paura anche loro, come tutto il partito, che i comunisti rimangano da soli a difendere lo Stato e che quindi possano vincere le prossime elezioni. Ma allora chi dovrebbe spaccarla, la DC? Noi? Non è vero. Non è vero che papà non si rende conto. Ma povero, come poteva immaginare che tutti i suoi sforzi per far uscire il paese dalla crisi gli si sarebbero voltati contro? Dice che occorrono non sotterfugi, ma atti di coraggio. E Sua Santità è in procinto di compierne uno. Sta preparando un discorso che sarà diffuso in tutta la lingua. Già, ma appena saputo dalla lettera di papà, il presidente del Consiglio si è precipitato a scriverne una lui al papa, per portarlo sulla linea della fermezza. Succede sempre così. Appena riusciamo ad aprire una porta, subito qualcuno la richiude. No. Sua Santità è ben disposta verso di voi. Conosce personalmente il presidente e anche lei, sa signora, fin dai tempi della scuola. Pronto? Mamma, mamma! Le Brigate Rosse hanno condannato a morte papà. A morte? Sì, le BR dicono che il processo è finito e lo hanno ritenuto colpevole. Padre, ora l'intervento di Sua Santità diventa decisivo. L'interrogatorio al prigioniero Aldo Moro è terminato. Per quanto ci riguarda, il processo finisce qui. Le risposte di Aldo Moro hanno solo confermato verità e certezze sul regime democristiano che da anni sono nella coscienza di tutti i proletari. La sua colpevolezza è la stessa per cui la DC e il suo putrido regime saranno definitivamente processati, liquidati e dispersi dall'iniziativa delle forze comuniste combattenti. Aldo Moro è colpevole e viene pertanto condannato a morte per il comunismo. Brigate Rosse, assassini sono, travestiti da giudici. Un linguaggio delirante. Va bene, adesso ci muoviamo noi. A mio avviso Moro è già morto e le Brigate Rosse stanno bluffando. Io invece credo che Moro sia vivo e che si possa salvare il salvabile. Dobbiamo fare qualcosa. Qualcosa. Come faremo senza di lui? Rientro a Washington. L'importante è che il prigioniero non abbia parlato. Signori, ho appena ricevuto un importante messaggio dal Presidente degli Stati Uniti. Egli ci assicura il suo concreto appoggio, confermandoci che la linea della fermezza è la sola praticabile. Ma perché non ha mangiato niente, eh? No, grazie. Le volevo dire che la sentenza non è che va presa alla lettera. Se riuscissimo a forzare il suo partito, si potrebbe dire che è un passaggio tattico. Nient'altro. A quanti giorni siamo? Questo è il 34esimo. Ieri lei mi ha fatto una domanda. Mi ha chiesto come mai sono entrato nella lotta armata. Adesso glielo voglio dire. È una storia molto lunga. E potrei cominciare da mio padre, che faceva il bracciante. O dal tradimento del PC. Ma le voglio parlare della classe operaia, di tutte quelle famiglie proletarie che vengono sbattute in mezzo a una strada, dai licenziamenti, dagli sfratti, dal costo della vita. È il capitale
a far la guerra ai lavoratori. E il suo partito è quello che la dirige. È la DC, il vero cervello della controrivoluzione. Per questo noi vogliamo costruire il partito rivoluzionario della classe operaia. Siamo un'avanguardia, presidente. E noi vi combatteremo con tutti i mezzi. Ma sai, forse le società moderne sono più complesse. Bisogna osservarne. Certo. Ciascuno con la propria cultura, con i propri limiti. No. Abbiamo scelto di lottare con le armi. Perché era l'unico modo di farvi paura. Stazio Radiofonica Vaticana. Il programma odierno di Quattro Voci va in onda in edizione speciale. Sua Santità Paolo VI rivolge un appello alle Brigate Rosse. Uomini delle Brigate Rosse, io non vi conosco, per questo mi rivolgo a voi pubblicamente. Prima che poniate in atto la minaccia di morte contro Aldo Moro, uomo buono ed onesto, io non ho alcun mandato nei suoi confronti, né sono legato ad alcun interesse privato verso di lui. Ma lo amo come membro della grande famiglia umana, come amico di studi e a titolo del tutto particolare, come fratello di fede e come figlio della Chiesa di Cristo. Ed è in questo nome supremo di Cristo che io mi rivolgo a voi, che certamente non lo ignorate, a voi ignoti ed implacabili avversari di quest'uomo degno ed innocente. E vi prego in ginocchio, liberate l'onorevole Moro, semplicemente e senza condizioni. Abbiamo trasmesso l'appello alle Brigate Rosse di Sua Santità Paolo VI. Allora che ne pensa, presidente? Con sole quattro parole. Liberate Moro senza condizioni. Il Santo Padre, mio fratello di fede, ha giustificato la linea della fermezza. Se il Papa pensa che a noi basta essere chiamati uomini, e non belve criminali, si sbaglia di grosso. Magari è questo il riconoscimento politico. Che ne pensa di quelle due parole? Senza condizioni. Non le sembrano aggiunte? Suggerite. Sì, ma c'è qualcosa di più sottile. Quello che stupisce veramente è che questa durezza, questo rigore, vengono applicati in un paese scombinato come l'Italia. È come se tutti più o meno consapevoli, fossero parte di un disegno indecifrabile. Accendi la sirena. Allora, legga il nuovo comunicato dell'EBR. Sì, signore. In concomitanza con la data del 18 aprile, comunichiamo l'avvenuta esecuzione del presidente della DC, Aldo Moro, mediante suicidio. Consentiamo il recupero della salma fornendo l'esatto luogo ove egli giace. La salma di Aldo Moro è immersa nei fondali limacciosi del lago Duchessa, situato a 1800 metri di altezza in località Cartore, provincia di Rieti. Sembra proprio che la battaglia per salvare la vita di Moro sia completamente perduta. Le faccio presente, generale, che i nostri esperti sollevano forti dubbi sull'autenticità di questo comunicato. Dubbi? Si spieghi meglio.
Che genere di dubbi? Primo, non è stato scritto con la stessa macchina, che fin dall'inizio le Brigate Rosse avevano detto che avrebbero usato in esclusiva. Secondo, a differenza degli altri comunicati, questo non è stato distribuito nelle altre città. Terzo, risulta palesemente maldestro il tentativo di imitare lo stile e il linguaggio dei brigatisti. Benissimo. Ammettiamo che sia falso. Che ci dice che non sia opera delle stesse Brigate Rosse? Giusto. In ogni caso, appare doveroso effettuare immediate ricerche del corpo di Moro nel lago della Duchessa. Scusi, generale, ma il lago della Duchessa è ghiacciato da 4 mesi e raggiungibile solo con l'elicottero. Perciò, questa è la riprova che il documento è falso. È indispensabile consultarsi immediatamente con il Presidente del Consiglio. Scusate, signori, ma c'è una svolta decisiva nelle indagini. In via Gradoli è stato scoperto il luogo nel quale, presumibilmente, era tenuto prigioniero l'onorevole Moro. Giardini, hai finito? Sì, noi abbiamo finito. Allora raccogliete tutto e andiamo. Pioveva proprio dal soffitto. Noi siamo andati a suonare il campanello del piano di sopra, ma non rispondeva nessuno. Ma l'acqua che veniva giù. Numero 5. Un fucile a pompa, made in USA, senza calcio, matricola 37159052. Numero 6. Una pistola REC T8, calibro 6,35, con matricola punzonata. Vede, ci sono 2 buchi sopra la vasca da bagno. L'acqua sicuramente scendeva. Scusi. Dica. Può spiegarmi meglio? Vede, appena arrivato ho trovato la doccia aperta. Su questa scopa poggiata in questo modo strano, così. La doccia era diretta su 2 buchi e l'acqua inevitabilmente andava piano di sotto. A chi è appena arrivato ho chiuso la doccia ed ho cercato di salvare il salvabile. Ma allora qualcuno voleva far scoprire il covo? 6 fotografie di giovani ancora da identificare e 2 uniformi all'Italia simili a quelle indossate. Le foto non bisognava farle vedere in televisione. È come dirgli scappate, sparite, non li troveremo mai. Ma se sono stati gli stessi brigatisti a farci scoprire il covo, le foto, tutto, naturalmente per deviarci. Vuol dire che la soffiata viene dal loro interno. Signor generale, il signor ministro dal Viminale sulla linea diretta. Pronto, signor ministro, mi sente? Sì, la sento. Come procedono le ricerche? Beh, finora abbiamo trovato soltanto tracce non sospette. Ma come non sospette? Si spieghi, generale. Beh, tracce isolate di guardie forestali. Gli uomini hanno raggiunto il lago? Sì, 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 stanno calando ora i sommozzatori. Appena avremmo trovato il cadavere dell'onorevole Moro, la informeremo immediatamente. Sommozzatori dei vigili del fuoco, carabinieri, polizia, guardie di finanza con cani addestrati sono stati trasportati sul luogo da numerosi elicotteri. Come abbiamo potuto vedere, i tentativi del sommozzatore sono riusciti inutili, in quanto la stratigrafia del ghiaccio è tale che non permette che un corpo si immerga. L'ingegnere ci dice che sembra quasi impossibile poter arrivare allo strato d'acqua che è sotto lo strato, il doppio strato di ghiaccio. Arriva Zaccagnini, arriva Zaccagnini. Scusi, ma il corpo di Moro è stato trovato. Onorevole, possiamo considerare questa come una visita ufficiale di condoglianze? Onorevole Zaccagnini, la prego. La prego, dica qualcosa, ci faccia sapere, la prego. Secondo lei il comunicato è attendibile? L'annuncio dell'esecuzione di Moro deve considerarsi attendibile. Sentiamo questa certezza nei nostri cuori. Finché tutte le speranze non sono cadute, non ci sono condoglianze da fare. Digli che non lo voglio nemmeno vedere. Ho capito. Tra un'ora abbiamo la riunione con tutti i segretari. Mi dispiace, mia madre è indisposta. Ma noi le dobbiamo parlare solamente per un attimo. Mi dispiace. Scusi, è scorretto. La stampa è fuori, si farà sapere. Forse dovevate pensarci prima. Senta, noi dobbiamo farle le nostre condoglianze da parte del partito. Le deve accettare. Ma lo vuole capire che mio padre non è morto?
E se lei non è capace di pensare un modo per salvarlo, la porterà nella tomba con lui. A letto, presidente? E dicono che siamo noi deliranti. Non è possibile. Dovresti avvisare subito la mia famiglia che sono vivo. Oppure state per uccidermi. Le porterei del tè se la volessimo uccidere. Presidente, basta leggere qualche parola del comunicato per capire che è falso. Secondo questi buffoni, noi l'avremmo suicidata. A lei. Come sono stati suicidati nel carcere di Stammain i nostri compagni della Badermanov. Ma si rende conto? Non è il nostro stile. Non siamo stati noi. Va bene, non siete stati voi. Ma allora chi gioca con la mia morte? Lei dovrebbe saperlo meglio di noi, presidente. Dove stava lei quando qualche burattinaio metteva le bombe nella banca di Milano? Magari questo stesso burattinaio ora, con la complicità del governo, ha inventato questa sceneggiata. No. No, non è lo stile consueto. Io conosco gli uomini che ci governano. Credeva di conoscerli. Ma da qualche giorno continua a tornarmi alla mente il lontano 1964, quando un generale ambizioso tentò di rovesciare il mio governo di centrosinistra. Si chiamava De Lorenzo. Acqua passata, presidente. Sì, sì, De Lorenzo. Tentò di instaurare un clima autoritario, ma poi tutto precipitò. E allora scoprimmo che il progetto di distruggere la democrazia aveva radici profonde e sostenitori un po' dappertutto, persino nella presidenza della Repubblica. Smascherarli tutti avrebbe mandato all'aria il paese. E così. Lei li coprì col segreto di Stato. E i dati? Media numerica giornaliera del personale attivo nelle indagini relative al caso Moro 12.960, posti di blocco 1.294, perquisizioni domiciliari 673 al giorno. Beh, se vanno avanti così finiranno per trovarlo veramente. Eh già, perquisendo 600 appartamenti ogni giorno in 30 anni avranno perquisito tutte le case d'Italia. E se lo avessero nascosto realmente in un sottomarino? Buonasera. Buonasera. Il maestro venerabile vi raggiungerà subito. Come procedono le adesioni alla nostra loggia? La P2 è sempre più in alto. Che notizie mi date? In primis le ultime lettere di Moro. A Ciacagnini, al partito, a Piccoli, alla moglie, al Papa. Ancora? A Craxi, a Misasi, alla moglie, a Ciacagnini. Ma è proprio una mania. Povero Zac. All'osservatore romano, al segretario dell'ONU. Questo scrive troppo. E a tutti. Accomodatevi. A che punto stanno le colombe socialiste? Aumentano. Il presidente del Senato ha cominciato a commuoversi e dei socialisti lo hanno agganciato. E poi c'è in preparazione un documento a favore della linea morbida, firmato dai soliti intellettuali cani sciolti, che però non hanno trovato un quotidiano che lo pubblichi. Anche se lo trovano, sarà uno straccio di giornale. Ben altro bolle in pentola. Il comandante dei carabinieri e il capo della polizia si recheranno dal ministro degli interni. Alzi un po' il giornale. Così. Anche le colonne di Torino, Milano e Genova hanno accolto i suoi suggerimenti sullo scambio dei prigionieri. Il comitato ha rinforzato il comunicato con un ultimatum di 48 ore dal momento della sua diffusione. Beh, un ultimatum non mi pare ragionevole. È un mezzo. Un mezzo. Per operare sul suo partito il massimo della pressione. Dopo non ci resteranno altre mosse.
È un gioco che deve finire prima o poi. Certo, forse è così, è così. Questa è una lettera. Un'altra lettera per la Democrazia Cristiana. Ecco, questa volta li diffido a ricevere ordini al di fuori dagli organi competenti di partito. Quanti prigionieri avete chiesto? 13. 13 per uno. Non vi sembra di chiedere un po' troppo? Si chiede il massimo per ottenere il minimo. E quale sarebbe questo minimo? Devono smetterla di considerarci dei criminali. Che piaccia o no, noi siamo un'avanguardia rivoluzionaria. Allora potrebbero essere sufficienti uno per parte. Mi sembra buona. Non ti voltare, non ti voltare. Siamo seguiti. Ormai non vedi che pedinamenti. Per i veri purtroppo non si vedono mai. Ehi! Oh Cristo, ma eri tu con la macchina? Ma sei pazzo? Sei stato fermato soltanto un mese fa. Non sono pedinato. È poi una settimana che vi cerco. Vi devo parlare urgentemente. Ma lo volete uccidere, veramente? Guardate che nel movimento non c'è un cane che è d'accordo con voi. Ma chi ti manda, il movimento? Ma no. Mi mandano i soli che dicono di volerlo salvare. I socialisti. Se è così, devono puntare tutto sullo scambio. 13 a 1. Secondo me date i numeri. Si chiede il massimo per avere il minimo. E allora meglio puntare subito sull'1 a 1. Ma i socialisti vogliono sapere se lo scambio 1 a 1 va bene. Solo se c'è il riconoscimento politico, lo sai. Ma sarebbe implicito. Implicito un cazzo. Il sistema può liberare uno qualsiasi dei nostri nel pieno rispetto della giustizia formale. Se ne libera una centinaia di detenuti per ragioni umanitarie. No, no, la Democrazia Cristiana deve dichiarare pubblicamente che ci dà uno dei nostri in cambio di Fritz. Vai a telefonare. Tieni d'occhio la scala. Sì? Pronto? Pronto con chi parlo? Sì, sono Nora Moro. Senta, io sono uno di quelli che hanno qualcosa a che fare con suo marito. Devo farle un'ultima comunicazione. Noi facciamo questa telefonata per puro scrupolo. Perché suo marito insiste nel dire che siete stati ingannati e che probabilmente state ragionando su un equivoco, no? Oramai i giochi sono fatti e abbiamo già preso una decisione. Quindi chiediamo solo questo, che sia possibile un intervento immediato e positivo di Zaccagnini. Se ciò non avviene... Rendetevi conto che non possiamo far altro che eseguire la sentenza di morte. Mi capisce? Sì, l'ho capita benissimo. Non possiamo fare altro e facciamo quest'ultima telefonata per puro scrupolo, ripeto, perché sa, una condanna a morte non è una cosa che possa essere presa così alla leggera, neanche da parte nostra. Allora prima vogliamo avvisarvi pensando che non siete intervenuti direttamente perché siete mal consigliati. No, non è vero. Noi abbiamo fatto quello che possiamo fare e ci hanno lasciato fare. Il problema è che... Perché ci tengono proprio prigionieri. Il problema è politico. Senta, mi ascolti. Non posso discutere con lei, non sono autorizzato a farlo. Le chiedo scusa. Io dovevo farle solo questa comunicazione. Solo un intervento, diretto e preciso di Zaccagnini... può modificare la situazione. Noi abbiamo già preso una decisione. Nelle prossime ore... accadrà l'inevitabile. Non possiamo fare altrimenti. Prego, signore, si accomodi. Oh, mi dispiace disturbarla, ma il mio telefono... Venga, c'è qualcosa che non va. Ma le pare, prego, telefoni pure. Ormai in Italia non funziona più nulla. Mi scusi. Sono Nora Moro. Devo parlare con l'onorevole Zaccagnini. È urgentissimo, ha capito? Urgentissimo. Non c'è... può dirmi dov'è? Che voleva? Va bene, la richiamerò. Permesso? Io domani.
Abbiamo bisogno della sua approvazione. Si tratta del manifesto, in caso succeda l'irreparabile. Sì, va bene, va bene. Speriamo di non doverlo usare mai. Atroce ricatto, atroce ricatto. Qualunque cosa gli si chiede un ricatto. Presidente, lei ci deve dare qualche elemento che ci consenta di forzare la situazione. Anche i suoi amici dicono, Moro non è Moro. Tempo stringe, le lettere non servono a niente, non servono a niente. Non so cosa dovrei fare io. Dovrei chiedere a mia moglie, non so, insistere con sua santità. Dovrei chiedere, sì, a mia moglie, di andare in televisione a toccare il cuore della gente. Non so. È tutto inutile. La televisione si è rifiutata. Qui ogni secondo è prezioso. No, ci vuole qualcosa di decisivo, qualcosa di... Ma è possibile che lei non abbia niente? Un documento che consenta un ricatto vero. Se ce l'hai, è venuto il momento di tirarlo fuori. Sì, volendo, volendo un documento si può anche trovare, però come si fa? Ma allora ce l'ha. Sì, sì. Dovrei parlare con quella persona che le ho detto, con Don Stefani, ma dovrei incontrarlo, parlarci. Non potete portarlo qui. Tolga gli occhiali. Presidente. Grazie. Grazie, grazie per essere venuto. Mi dica quando ha visto per l'ultima volta il piccolo Luca. E mia moglie? Bene, bene. Agnese dorme con lei la notte. Tutti bene. Presidente, non dimentichi il motivo per cui l'abbiamo fatto venire. Che cosa posso fare per lei, Presidente? Si tratta di procurarmi una busta sigillata nel mio studio, ma... Ma come può resistere qui dentro? Si secca, Don Stefano. Lei sa per certo la necessità che ho di comunicare. Comunicare. Da quando sono chiuso qui dentro e con gli amici che al pari di estranei non si sono riconosciuti in me come prigioniero ed imputato, ma mi hanno lasciato solo. Quello che io non riuscirò mai a perdonare agli uomini del mio partito è di non aver sentito la mia persona come presenza viva della Democrazia Cristiana, pur sapendo della mia fedeltà, perché io non ho mai tradito, anche nella circostanza estrema in cui mi trovo. Qualunque cosa accada domani, nessuno si potrà nascondere dietro l'adempimento di un presunto dovere. No, Presidente. In un momento come questo lei deve sgomberare l'animo dalle ombre del rancore, o peggio, della vendetta. Sì, 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 ma è difficile, difficile. Io non riesco ad accettare. Mi è impossibile accettare l'idea che il potere che io oggi perdo non solo viene trasmesso ed abbedutamente ereditato da coloro che oggi ratificano la mia condanna a morte, ma viene soprattutto svuotato di quella ragione, di quella finalità umana, di quella idealità senza le quali il potere è solamente atroce. In questa 42esima ora del crudele ultimatum delle Brigate Rosse non possiamo fare altro che pensare all'angoscia della famiglia.
Ecco, arriva l'onorevole Craxi. Onorevole Craxi, lei come leader del fronte della trattativa può dirci quali speranze rimangono per salvare Aldo Moro? A nostro avviso l'unica strada praticabile sembra un atto di clemenza da parte del capo dello Stato che non coinvolga il governo. Allora sarebbe possibile lo scambio uno a uno? Dobbiamo stringere la mano che Aldo Moro ci tende dal carcere con la fraternità che si deve ad ogni uomo in pericolo. Onorevole, onorevole, un'ultima domanda. Ma non dobbiamo dare l'impressione che affermiamo una cosa e siamo pronti a farne un'altra. Evitiamo le discussioni di principio. Se vale più una vita umana o la ragione di Stato. Siamo di fronte ad una sfida mortale. Onorevoli colleghi, vi chiedo quale sarebbe stata la posizione del governo se in via Fani Moro fosse stato ucciso e i 5 agenti della scorta invece presi in ostaggio? Ebbene, io affermo che nessuno avrebbe sostenuto la linea della fermezza. Si tratta di sacrificare la vita di un uomo o di salvare la Repubblica? Al contrario, onorevole collega. Qui si sta cercando di capire se la Repubblica va in malora perché una detenuta, per giunta malata grave, esce dal carcere. Uno dei nostri, 100 dei loro. Moro è vivo! Anche se molte autorevoli voci lo hanno più volte invitato ad uccidersi, a bere la cicuta come Socrate, non capendo che così lo si insulta. E lo si fa passare per vigliacco oltre che per un pazzo. I vigliacchi sono i socialisti! Ho concluso! Si tratta di liberare una donna gravemente ammalata. Si tratta sempre di una brigatista. Sì, ma non si è mai resa colpevole di nessun omicidio e di nessun ferimento. E quindi noi pensiamo che un atto di clemenza in questo momento possa favorire coloro che all'interno delle Brigate Rosse sono contrari all'uccisione di Moro. Superando certe opposizioni ci vorrebbe un atto di clemenza da parte del capo dello Stato, se si superassero certe opposizioni. Sta cercando di dirmi che il presidente del Consiglio ha già detto che non farà mai suo questo atto. Teme che i corpi di polizia abbiano reazioni negative. Mi scusi, presidente, ma perché mai i poliziotti dovrebbero desiderare la morte di Moro? Si capirebbe se tutto ciò servisse a far resuscitare i loro colleghi della scorta, ma così sembra quasi una vendetta, non ha senso. È come se fosse stato anche l'onorevole Moro ad ucciderli. Anche il segretario del Partito Comunista ha già detto il suo no. Ma il punto in questo momento è un altro. Siamo certi che con la sola scarcerazione di questa Besuschio, e sarebbe già un miracolo, i terroristi ci restituiranno Aldo Moro, vivo naturalmente. Di certo, presidente, c'è solo l'obbligo morale di fare qualcosa per salvargli la vita, e subito. Vorrei parlare col capo dello Stato. Alle 131, rapine di Argentina alle 14:50, proveniente da Argentina non nostra, in arrivo a Continua a tradurre. In un paese amico dove la crescita del Partito Comunista sia da ritenere pericolosa, sarà opportuno procedere ad un piano di destabilizzazione, favorendo la formazione di gruppi avversivi di estrema destra ed estrema sinistra, provocare stragi in luoghi pubblici. Ma questa è la strategia della tensione. Roba fritta rifritta. È dal 69 che la denunciamo nei nostri documenti. Fritz ci ha giocati un'altra volta. Ma quel prete ha portato solo questi? Qua dentro non c'era altro. Per concludere, i compagni delle fabbriche ritengono che il livello dello scontro è tale da legittimare l'esecuzione della condanna a morte. D'altra parte, risultati tattici immediati non ce ne sono stati. È vero, la DC non dimostrò nessuna disponibilità al nostro riconoscimento politico. Di scambio di prigionieri neanche a parlarne. Giudicano impossibile perfino il semplice rilascio di un compagno gravemente malato. Ci vogliono logorare perché credono che alla fine lo liberiamo. Ma non siamo ai tempi del rapimento Sossi, siamo in guerra. E non c'è motivo per non eseguire la sentenza. Vi ripeto che l'esecuzione è un errore politico. Sei l'unico contrario. La responsabilità di spaccare l'unanimità del comitato in un momento del genere la prendi tu. Ma ci hai pensato ai compagni dentro? Non possiamo abbandonarli alla rappresaglia. Non dimentichiamo i morti di Stammaio. Moro vivo indebolirà i compagni dentro, non il contrario. Questa decisione non possiamo valutarla pensando ai prigionieri. Il movimento delle carceri è forte abbastanza per contrastare da solo una rappresaglia. Ricordatevi della battaglia della Sinara. Compagni, la polizia sta circondando un palazzo, un isolato da qui. Via le luci.
Non hanno mai perquisito tutta una strada. Sarà difficile che arrivano qua dentro. Dobbiamo concludere. Che armamenti abbiamo? Solo quelli personali. Qui tira una brutta aria. Tu rimani alla porta, tu alla finestra. Allora, qual è il tuo voto? Conservo le mie perplessità, ma voto anch'io per l'esecuzione. La riunione è sciolta, fuori tutti. Dai, 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 presto, fuori. Usciamo dalla cantina, eh? Quando è stato deciso? Può sempre succedere il miracolo. Non so quanto la possa interessare, ma una parte di noi era contraria a questa soluzione. Io non ero fra quelli. Ma se non lo sono state nemmeno le persone sulle quali veramente contavo. Gli amici dei tempi lieti. Sarebbero bastate solo 100 firme. 100 firme per costringere il mio partito a trattare. Le hanno raccolte contro di lei. Devo ammettere che io non l'avrei mai creduto possibile. Lei ritiene che... Non so, che il capo dello Stato possa ancora firmare, che il presidente del Senato esca allo scoperto. Forse il presidente del Senato ha sempre avuto il gusto per i grandi sfondamenti. Vedremo. Compagni, dobbiamo aspettare ancora, ancora qualche giorno. Il capo dello Stato sta per firmare. Fafani prepara un discorso pubblico. Qualcosa si muove. E i socialisti non mollano un istante. Ma dai, socialisti. I socialisti vendono fumo. Craxi è solo un illusionista. L'abbiamo scritto anche nel comunicato. Non l'hai sentito che ieri Andreotti in televisione ha ribadito la fermezza e non ha nominato Frizza neanche una volta? Ma si capisce, loro lo vogliono morto. Ed è per questo che dovremmo ridarglielo indietro vivo. Così li destabilizziamo ancora di più. È lui che destabilizzerebbe noi. Abile com'è, Fritz, tempo 2 mesi, ricompatta l'intero quadro politico. E ci affosserebbe dentro il suo sequestro, che così finirebbe per diventare uno scherzo, se non peggio. Andiamo via, dai. E con il movimento? Come la mettiamo? Digliela ai tuoi amici professorini, che la repressione, con o senza Fritz, ci aspetta al varco lo stesso. Perché quando un sistema fa una ristrutturazione, non vuole tra i piedi gente che gli rompe il cazzo, chiaro? Probabilmente anche Fritz gli rompeva il cazzo. E noi ce ne accorgiamo troppo tardi. Cristo! Le Brigate Rosse hanno annunciato la condanna a morte di Aldo Moro. Lo hanno fatto dopo 10 giorni di angoscioso silenzio, diffondendo nel pomeriggio di oggi il comunicato numero 9. Concludiamo la battaglia eseguendo la sentenza a cui Aldo Moro è stato condannato. Il documento accusa la Democrazia Cristiana e i socialisti di avere rifiutato la proposta di scambiare Moro con 13 terroristi in carcere. Buongiorno, Presidente. Buongiorno. Prego, si accomodi. Può attendere qui. Mia madre verrà subito. Eseguendo, dice il volantino, ciò che non significa che la sentenza sia stata eseguita. C'è chi sostiene che può essere un modo per far capire che Moro non è stato ancora ucciso. Grazie per essere venuto. Ma le pare, signora. Volevo tranquillizzarla di persona. Il capo dello Stato sta per firmare. Ci sono intralci tecnici, ma è solo questione di giorni. Giorni?
È solo questione di ore. Lo stanno uccidendo. La frase eseguendo la sentenza per noi significa che si vuole portare la Repubblica al cedimento. Ma questa Repubblica è nata dal sacrificio e dalla lotta partigiana. Non permetteremo mai che si pieghi al ricatto criminale delle Brigate Rosse. Perciò noi diciamo no alla sovversione e alla violenza e diciamo no al ricatto delle Brigate Rosse. Niente e nessuno potrà fermare la nostra marcia verso quelle responsabilità di governo che ci competono. Le Brigate Rosse sono vittime deliranti di un mito rivoluzionario e che lo sappiano o no, sono cieco strumento di disgregazione e di rovina. Mentre la condanna delle BR viene espressa nelle fabbriche, all'Università di Roma è in corso un'assemblea del cosiddetto movimento. L'area della sovversione perderà il suo appoggio? La dura realtà, compagni, è che le Brigate Rosse stanno passando sulla testa del movimento con l'arroganza e la cecità di una setta. Per questo ci vediamo costretti a ricordargli, mentre i fatti precipitano, che il passaggio alla lotta armata di tutto il movimento può avvenire solo se ciò si dimostrerà necessario, storicamente necessario. Ma uccidendo Aldo Moro, le Brigate Rosse offrono allo Stato un'occasione senza precedenti per scatenare la repressione. È una follia, compagni, è pura follia. Tempo un anno e rimpiangeremo. Compagni, ma che siamo impazziti! Il capo dello Stato non ha firmato la domanda di grazia. Ma come non ha firmato? Niente da fare, ci sono tanti cavilli tecnici, burocratici. Ma se lo Besusco non la vogliono, che ne scelgono un altro? Si sta tentando, ma c'è sempre qualcosa che non va, che impedisce la concessione della grazia. Scusa, ma la libertà provvisoria, potrebbero concedere questo? Il problema a questo punto è il tempo, quanto ne abbiamo? Ma non ce n'è più. È questo il problema. Ogni momento potrebbe essere quello. Ma Fanfani che fa? Che aspetta a muoversi? Sul citofono il nome non risulta. Sta arrivando qualcuno. Scusi, abita qui la signora Braghetti? Ma veramente non mi risulta. Andiamo. Vuoi rimanere qui, per favore? E come ci arriviamo? Da dietro, dai vicoletti, non possono controllarli. Accidenti, bisognava stare di guardia alla finestra. Anche se li avessimo visti, cosa cambiava? Adesso cosa si fa? Se ci ripensano, sfondano la porta. Facciamo come previsto. Se entrano, puoi dire che stavi dormendo. Forza, muoviamoci. Vai. Spingi, dai. Presidente, abbiamo visite. Basta che lei stia calmo. Ma sono molto gentili, riservati, sì, soprattutto la signora. Quando andiamo fuori le lascio sempre le chiavi del mio appartamento per annaffiare i fiori. Ma mi scusi, perché è successo forse qualcosa? No, no, signora, non si preoccupi, è solo una formalità. Ah, ho capito. Buongiorno. Arrivederla. Buongiorno. Mia dolcissima Noretta, dopo un momento di esilissimo ottimismo, siamo ormai, credo, al momento conclusivo. C'è in questo istante una tenerezza infinita per voi, il ricordo di tutti e di ciascuno,
un amore grande, grande, carico di ricordi, apparentemente insignificanti e in realtà preziosi. Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono le vie del Signore. Ricordami a tutti i parenti ed amici con immenso affetto e da te un caldissimo abbraccio pegno di un amore eterno. Vorrei capire con i miei piccoli occhi immortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo. Amore mio, sentimi sempre con te e tienimi stretto. Bacia e carezza Fida, Demi, Anna Maria, Agnese e Giovanni. Sono tanto grato per quello che hanno fatto. Tutto è inutile quando non si vuole aprire la porta. Presidente, abbiamo deciso di liberarla. Ma non è credibile. Si vesta. A quanti giorni siamo? 55. E sono stati giorni... Anche per me. A questo punto lei per noi è più destabilizzante da vivo che da morto. Mi portate a morire? No. Qui ci sono le sue chiavi di casa. Il suo orologio e degli spiccioli per telefonare, per un taxi. Allora forse dovrei radere. Non c'è più tempo. In queste ore di angosciosa tensione, davanti alla sede della Democrazia Cristiana di Piazza del Gesù, una folla di cittadini e giornalisti attende le ultime notizie. Arriva in questo momento il presidente del Senato, Amintore Fanfani, per partecipare a una decisiva riunione della direzione del partito. La linea della fermezza sarà ancora mantenuta? Intende proporre qualche iniziativa per liberare Aldo Moro, senatore? Per favore. Senatore, la prego, dica senta, qualcosa. Senta, non insista. Non insista, per favore, la prego. Vada lei, vada. Venga. Presidente, gli occhiali. Dopo 55 giorni di massicce operazioni di polizia che non hanno portato ad alcun risultato, il governo deve riconoscere il proprio fallimento. Dovrebbe mettersi là dietro. Non starà molto comodo, ma il tragitto è breve. Vuole che l'aiuti? No, grazie. Faccio da solo. Presidente, presidente dovrebbe coprirsi anche la testa. Sì, capisco. Bisogna considerare in concreto quali tra le iniziative proposte, in special modo dal Partito Socialista,
sia la più idonea per aiutarci a fronteggiare positivamente questa drammatica vicenda. Brigate Rosse, guardi, non posso stare molto al telefono, quindi mi ascolti bene. Deve andare dalla famiglia. Dovrebbe andare personalmente per dire queste cose. In via Caetani c'è una Renault 4 rossa, i primi numeri di targa sono N5. Dentro c'è il corpo dell'onorevole Moro. La Costituzione italiana prevede atti di clemenza da parte dello Stato, attribuendone la facoltà al Presidente della Repubblica. Per cui io credo che... Il delitto è stato compiuto. A nulla sono valsi tutti i nostri sforzi per salvare la vita all'amico Aldo Moro. Il corpo è stato trovato via Caetani. Il corpo di Aldo Moro giace a pochi metri da qui e dalla sede del Partito Comunista. Come era stato cinicamente promesso, Aldo Moro è stato assassinato. Ecco la cronaca di questa che è stata tra le giornate più angosciose nella storia della Repubblica Italiana. Via Caetani taglia in modo perpendicolare via delle Botteghe Oscure. Ancora 50 metri e si è alla sede del Partito Comunista Italiano. L'auto non è stata ancora aperta perché si teme che gli sportelli siano collegati ad una bomba. Gli artificieri stanno operando per arrivare senza rischi al corpo di Moro. Onorevole Berlinguer, Saragat ha dichiarato che con Moro è morta la Prima Repubblica. Lei che ne pensa? Non sono d'accordo con questo giudizio. La Prima Repubblica deve vivere e vivrà. Per una evidente incompatibilità, chiedo che ai miei funerali non partecipino né autorità dello Stato né uomini di partito. Chiedo di essere seguito solo dai pochi che mi hanno veramente voluto bene.